Il Lion Club Valceno ha donato alla casa protetta di Varsi una sedia appesa per sole ed una carrozzina di tipo classico per i non deambulanti. Ne è nato un bel pomeriggio di festa. Parecchi giardini di Borgotaro sono letteralmente invasi da tempo da cacche di cani. I genitori ormai non ne possono più e chiedono che qualcuno intervenga. A gestire il polo telematico formativo di Borgotaro, che si trova in alcuni locali dello Zappafermi, è Forma Futuro, che non solo organizza numerosi corsi, ma investe anche denaro e risorse. Approvata ieri in regione una mozione bipartisan sulla via Francigena per Pollastri del PDL, una vittoria per il territorio. Soddisfatto anche il consigliere del PD, Gabriele Ferrari. È scesa in campo alle 19 la Roby Profumi contro il San Martino di Lupari nel recupero della quinta giornata di ritorno, non disputata a causa della neve che bloccò l'intera regione. Spettatori di RTA, buonasera, benvenuti alle news. Il nostro giornale lo apriamo da Varsi e precisamente dalla casa protetta di questo comune del Valceno, dove i Lions Club Valceno per l'appunto hanno effettuato sabato una importante donazione. Ne è nato un pomeriggio di allegria e di festa. Pierluigi Previ. Un pomeriggio di festa per gli anziani ospiti della casa protetta di Varsi ha fatto da cornice ad una donazione che il Lion Club Valceno ha effettuato a favore di questo ente. Si è trattato di una sedia pesa persone molto adatta a strutture del genere, in cui sono spesso presenti individui che hanno difficoltà a mantenere la posizione retta, e una carrozzina di tipo classico per non deambulanti. Devo dire che questo service mi ha fatto molto ma molto piacere, prima di tutto perché si inserisce nella nostra valle e porta un aiuto alla nostra gente che di queste cose ne ha sempre bisogno. Poi noi ci eravamo prefissi nel nostro programma annuale di venire incontro agli anziani, ai problemi degli anziani, che sono innanzitutto quelli dell'invalidità e poi quelli della solitudine. Io direi che con questo service siamo riusciti in un certo modo a far fronte a queste due esigenze. Da una parte con le carrozzine aiutiamo l'invalidità e con queste feste che avevamo già fatto prima di Natale tutti insieme a Vardi e adesso qui nella casa protetta di Varsi, portare una giornata di allegria a tutti gli ospiti, e questo veramente ci fa piacere a tutti, a me e a tutti i soci del mio club. Ed è proprio questo aspetto di relazioni umane che è molto gradito da tutti coloro che hanno rapporti con la casa protetta, ospiti, familiari e operatori. È infatti da alcuni anni che i Lions ci invitano al pranzo di Natale, che in genere si tiene presso un locale di Bardi. E in questa occasione gli anziani vengono accompagnati appunto a Bardi, vengono accompagnati dagli operatori, ed è un'occasione per socializzare, per muoversi dalla struttura. Una struttura che svolge un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della media Valceno. La nostra casa protetta è una casa protetta di dimensioni molto piccole, in cui si respira sicuramente un clima familiare, ed è questo che colpisce gli ospiti e i familiari, gli utenti che arrivano la prima volta in questa struttura. Accogliamo 21 anziani, prevalentemente si tratta di anziani non autosufficienti, abbiamo 4 posti accreditati di centro diurno, e all'interno di questi 21 posti abbiamo 6 posti accreditati e 2 progetti invece di ricovero temporaneo, un posto di sollievo sociale e un posto di sollievo sanitario.
Questa sera alle 21, quindi davvero tra poco, presso il Museo delle Mura di Borgo Taro c'è l'incontro organizzato dai Giovani Democratici dell'Alta Valtaro con il consigliere regionale della Lombardia Pippo Civati, che presenterà anche il suo ultimo libro, Il Manifesto del Partito dei Giovani. Tutti i cittadini interessati e non solo i giovani sono invitati a partecipare. E adesso voltiamo pagina e vi proponiamo un altro servizio denuncia di Mauro Del Grosso, che su sollecitazione di diversi genitori è andato, fra virgolette, a ispezionare alcuni giardini di Borgo Taro dove quotidianamente giocano i bambini. Purtroppo i bambini devono giocare a pallone e schivare le cacche dei cani. Questi giardini, come vedrete, sono letteralmente disseminati da questi escrementi. Parco giochi in fondo a Via Europa. Siamo venuti qua sabato pomeriggio, stanno arrivando i bambini e andiamo a cercare una cosa particolare. Questo è un piccolo parco giochi particolarmente frequentato dai bambini e dalle famiglie, pomeriggio, sabato e la domenica. Ma mentre ci muoviamo su questo parco giochi, ecco cosa cominciamo a trovare: una gigantesca cacca di cane. Ci muoviamo di pochi metri e ce n'è un'altrettanto gigantesca cacca di cane. Facciamo 2-3 metri e troviamo un'altra cacca di cane. Ecco qua, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra, vedete? Poi scendiamo poco, insomma qua è un campo minato di cacche di cane, perché questo bel giardino, ben tenuto dal comune, ben curato, in ordine, con i giochi tutti a norma, particolarmente utilizzato, è un campo minato di cacche di cane, perché la gente cosa fa? Viene qui col cane, è molto comodo, c'è tutto quel prato lì libero, ma lì non ci vanno i cani, è faticoso andarci, non è un parco giochi, è un parco libero, c'è vicino il torrente Varacola, c'è il Taro, e invece vengono qua proprio nel centro, dove vengono a giocare i bambini a calcio, vengono qua e vengono a farci i loro bisognini. C'è anche la pipì, perché c'è anche qui un po' di odore, ma soprattutto c'è la cacca. Ecco, c'è stato un paio di papà e di mamme che ci hanno segnalato che sono un po' stufi di poter portare a casa i bambini e doverli lavare tutti, perché sono completamente smerdati. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il servizio di asilo nido comunale per Bedogna per l'anno 2012-2013. I moduli di iscrizione sono disponibili presso l'ufficio segreteria comunale. Le domande debbono essere presentate entro e non oltre il 7 aprile prossimo. E potranno essere presentate da domani, 15 marzo, le domande per le iscrizioni al nido d'infanzia di Borgo Taro per il prossimo anno scolastico presso l'ufficio protocollo entro e non oltre il 31 maggio prossimi. I moduli invece sono disponibili presso l'ufficio istruzione ogni lunedì, mercoledì e sabato. Anche le conferme di frequenza devono essere presentate entro il 31 di maggio. Possono essere presentate richieste di iscrizione anche per bimbi la cui nascita deve avvenire entro il 30 giugno sempre di quest'anno. Possono inoltrare la domanda anche coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente del comune. Per essere considerati residenti nel comune di Borgo Taro, l'iscrizione deve avvenire entro il 31 maggio di quest'anno. Il servizio è aperto anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi, solo però a disponibilità di posti. E ora torniamo a parlare del polo telematico formativo di Borgo Taro, che si trova, lo sapete, presso alcuni locali dell'istituto Zappafermi di Borgo Taro. Ebbene, Forma Futuro ha in gestione il polo, all'interno del quale realizza numerosi corsi, ma non è tutto, perché Forma Futuro qui fa anche investimenti notevoli. Un ruolo sempre più attivo di Forma Futuro, che ha in gestione questo polo formativo, ma che sta facendo anche investimenti. Sì, noi abbiamo accettato la scommessa che ci ha proposto la Comunità Montana, prendendo in gestione questo polo formativo attraverso un bando. L'abbiamo fatto perché siamo una società di amministrazioni locali e pertanto siamo attenti al territorio, ma l'abbiamo fatto anche perché c'era la possibilità di fare sperimentazioni nuove. Con questo laboratorio Borgo Taro ci qualifica sempre più sul tema storico che lo caratterizza, dell'informatica, ma un laboratorio di informatica, anche se consente di imparare a utilizzare nuove tecnologie, in questo caso ci sono tutte con il sistema del computer virtualizzato, è anche uno strumento trasversale che serve a tutti i percorsi formativi. Noi però quello che abbiamo voluto fare a Borgo Taro è stato anche quello di sottolineare quali sono i percorsi formativi più significativi, così a fianco di un laboratorio informatico che ci permette appunto di approfondire la conoscenza di tutti i temi legati all'informatica, abbiamo strutturato un laboratorio per gli operatori sociosanitari,
che qui a Borgo Taranno in corso, ce n'è già stato uno l'anno scorso e speriamo di farne anche in futuro, e abbiamo iniziato a lavorare sulla nuova linea di formazione che abbiamo sviluppato con la regione sugli operatori turistici, le guide ambientali, iniziando a organizzarci. Ci siamo attrezzati con due nuovi tecnigrafi che sono un po' simbolicamente la dimostrazione che lavoreremo in questo settore, con gli approfondimenti sulla conoscenza delle cartografie, l'utilizzo delle guide e tutti questi strumenti. Dunque un polo che è sì un polo di territorio, ma che al tempo stesso si specializza. Si specializza, come dicevo, sull'informatica, sulla sanità e le politiche sociosanitarie e appunto sul turismo, che è una ricchezza di questi territori.